Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver qui su Spider-Man. E niente, visto che c'era un crimine attivo, niente selfie, non ce lo perdiamo, andiamo subito a fare le cose più gettonate. Tum! Non so cosa ho fatto. Ah, c'era la rapina in corso. Scusi. Siete invitati a lasciare il negozio. Ok. Perfetto. Vai così. Vai così. Vai così. Vai così, vai così. Perfetto. Quanto sei scimitarra? Ok. No, no, non mi colpisca la, non mi colpisca la gente, per cortesia. Piuttosto se la pigli come... Oh. E dai. Diamoci un taglio. Grazie. Ok. Vai così. Ok. Mi sa che sto menando quelli sbagliati. E quelli con le armi sono gli altri. Ok. Grazie, come sempre, ben gentile. Sportellata. È sportellata. I diminuissero con il resto di Fisk. Sì, e invece l'hai detto, sei un pistola. Allora, dicevamo, siamo arrivati qui. La cosa più vicina che abbiamo sarebbe questa cosa qua, il Madison Square Garden. Così poi ne approfittiamo e andiamo a sbloccare l'altra roba lì. Posso andare? Ok, bravissimo. Vai, 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 vai nel cielo, vai lassù nel cielo, vai, 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 vai. Vabbè, è bellissimo. Questa è una citazione colta, colma di coltezza. Cicogna. Voilà. Amici, abbiamo in linea un ascoltatore con una storia illuminante. E dai. Prego. Sì, ho rischiato di essere investito da una banda di psicopatici in fuga dalla polizia. È incredibile. Perfetto. Che nessuno sia rimasto ucciso. Vero, 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 molto incredibile. Ed è quasi un peccato. Ho visto Spider-Man in zona e lui non ha fatto niente per fermarsi. No, certo che no. E perché? Spider allerta in corso. Fatica ai suoi nemici giurati. Certo. Spider-Man vuole tutto servito su un piatto d'argento, oppure rinuncia. È tipico della sua generazione e la colpa è solo di internet, tranne i... Ma dobbiamo sorbircelo per tutto il tempo, sto idiota, o... È quasi irritante. È come un cetralopiteco ma scalzo. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo nella zona sud. Questo cos'è che era? Ah, il laboratorio. Allora, costumi. Abbiamo sbloccato costumi? Cos'è? Cos'è sta meraviglia? Non lo possiamo ancora acchiappare, ma blackout arsenale. Scarica impulsi elettromagnetici amplificati che neutralizzano armi di equipaggiamento libero. Wow! Ho fico, direi. Quando compare la stellina è perché li possiamo acchiappare. Ok. Scusa un attimo, Allora, salta e ricopri di magnetina qualsiasi oggetto in vista. Io poi non so se questa sia automatica o meno, ma... meh. Allora, io direi che questo ci piace un casino. Non tanto il costume, perché torniamo a indossare quello di Spidey Noir. Anche se però, vabbè, dai, un attimino di Scarlet Spider ci può anche stare. Dai, proviamo a vedere come ci troviamo. Comunque sia, tornerò volentieri a Spider-Man Noir, perché Noir è più fischione. Allora... realtà aumentata e scheolografiche che stordiscono i nemici e si smarietalizzano. È noto per essere apprezzato costui che si smarmellatizza e altre cose che non starò adesso ad elencarvi perché non è prettamente il caso. Allora, qui mi servono due punti, giusto? No, uno. Ok, assolutamente sì, grazie. E questo invece costo 1. Quando l'energia scende al di sotto della metà, gli attacchi generano concentrazione più velocemente. Fantastico.
Fantastico. So cosa fare della nostra vita, oltre che sprecarla cercando di raccattare caramelle e simila. Allora, zainetto, donde stas? Zainetto, donde stas? Allora, zainetto, stas là. Ok. Voilà. Cinci allegre e cinci là. No, davvero. Ok, io poi non lo so se il fatto di aumentarci il livellamento renda più difficili anche gli avversari, non lo so. Questa cosa avrebbe anche poco senso, ma non ci voleva. Chi vuole una foto? Oh no, Spider-Man. Che tecnica! Spider-Man è un idolo. Ok. Ok. Ok, Kung Fu Panda. Ok. Non abbiamo ancora le esche olografiche pronte, sennò ero curioso di provarle. Ok, vai, così. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Palesatevi. Guarda, ciappa lì e ciucciachi! Non male. Sempre un piacere fermare le rapine, mai trascurare i fondamentali. Esatto, esatto, esattissimo. Non avrei saputo usare parole migliori. Anche perché non avrei avuto nemmeno lo stesso concetto da dire. Allora, lo zainetto l'avevamo chiappato, ma adesso dobbiamo andare al rifugio della missione Clinton. Ok, quindi cerchiamo di inalberarci come degli ippopotami. Grazie. Ok. Voilà. Perfetto. Questo mi ricorda tantissimo le cose che abbiamo visto prima. Bellissimo, perché volevo fare una foto un po' creativa, invece abbiamo un 10-10, spaccio ancora in corso, serve una pattuglia sul posto. Perfetto. Segnalazione giunta da Clinton, passo. Ok, dove ce l'abbiamo il 10-10 qui, che è un traffico di droga. Il traffico di droga è in basso. Ok. Vai, 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 così, taxi, taxi. Ehi ragazzi, avete le ricette per quella roba? Ok. Salite in auto! Ok, Kung Fu! Via, 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 forza! Mi sfugge! Devo recuperare. Che fa? Mi sfugge! Sì, vabbè, grazie al cacchio. Ok. Adesso ti prendo e ti surfo. Ok. Hai gli ammortizzatori scarichi. È la tua fermata. Vai così. Vai così. Vai così. La dinamica delle cose in automobile è divertentissima. Oh, una un po' diversa dal solito. Grandioso. Vabbè, non è andata come speravo, però. Fisca almeno teneva a freno gli aspiranti push. Basta, basta, l'hai già detto 25 volte. Sei simpatico, ma fino a una certa. Andiamo zigzagando a acchiappare l'altro zainetto, che è lì. No. Grazie signori. Vi ho chiamato un taxi. Perfetto. Grazie. Ok.
Perfetto. Voilà, dove sta? Certo, certo. Chiappa lì. Unità in allerta, segnalato un rapimento. Servono agenti in zona dei yard. Passo. Sì. Mi fa piacerissimo, guardi, una cosa che lei nemmeno si immagina. Allora, dobbiamo andare qui a recuperare l'altro zaino. E quindi è qui. Facciamo prima ad aggirare il palazzo. Ok. Wow, curva. Certo che se guidasse per come va in giro. Ah, ma io l'avevo previsto come Nostradamus. Da quando Spider-Man ha messo fuori gioco Wilson Fisk senza pensare alle conseguenze, okay, le strade della città sono finite in mano ad aspiranti gangster, uno più no, ma porca galera. Il prossimo ospite, per esempio, è sopravvissuto a una violenta rapina. Benvenuto. Ma per... grazie, è stato pazzesco. Quale problema hai, Spidey? Se nulla fosse ad armi spianate. È inaccettabile, non possiamo avere okay di lavorare onestamente. Già, fortuna che è arrivato Spider-Man e li ha fermati. Allora non hai capito, la colpa è sua! Scusa se ho alzato la voce, sì. Sono solo sconvolto al pensiero di cosa hai passato. Già, certo. Sembra scosso, ma quindi tornando andare indietro adesso io avremo l'altro edificio. Addio. Ok. Voilà. Devo ammettere che questo Scarlet Spider non mi piace, preferisco il costume scostumato. Ok. Dove sta? Qui. Dove sta la frazione? Qui sotto. Ok. Ma neanche ti... Perché non bussare? Non muoverti. Ok, così. Aio. Oh, aio. No, basta, basta. Buoni. Buoni. Ragazzi, gli altri stanno mentendo. Sono io, Spider-Man. Ok. Ma possono stordire anche me? Sarebbe bellissimo. Mi attiverei dei cloni stordenti. Sai che hai rotto un po' le biglie? Oh. Consiglio, se non siete esperti di furto o scasso, non dovreste tentare furti con scasso. Beh, giusto. Sei un genio del male. Allora, dovevamo andare di là. Quindi siamo in traiettoria, grazie, grazie, fantastico, meraviglioso, stupendo. E qui ci siamo. Cosa dobbiamo fotografare da qui? Ragnetto di corsa. Cosa dobbiamo fotografare qui? Questo edificio? No, dai. Un fruttivendolo? Davvero? Che cavolo? Sarà un edificio storico per qualcos'altro, ma... Ah no, è di lì. Perdonami. Ok, però lo capisco quasi ancora meno. Vabbè, un semaforo. Grandioso, la fotografia è ancora la mia passione. Abbiamo una collisione tra veicoli. Ok, no, questa fa. Questo, questo che vuole di preciso? Ah, ok, perfetto. Ok, abbiamo una collisione fra veicoli, andiamo a risolvere anche quella, che come sempre sono le cinematiche che ci piacciono di più. Oh. Ok. Ok, no, ok, mi ero dimenticato che questo è un bisonte. L'auto schiaccerà quel pedone se non intervengo. Ho capito, ma mi è capitato proprio un simpatico raduno di coccolosi. Ok,
Aio. Un pedone è bloccato sotto quell'auto. Devo intervenire. Ok, curati. Benissimo. Allora, qui come stiamo messi? Quei brutti ceffi sono serviti. Pensiamo a chi è intrappolato. Voilà. Ci sono. Ciao, quasi. E ciuccia. E l'altro dove sta? Aiuto! Sono bloccato! C'è qualcuno sotto quell'auto. Le vittime sono fuori pericolo. Dov'è? I soccorsi penseranno al resto. Incidente stradale interrotto. Non siamo riusciti a... Vabbè, fa niente. Farò finta di aver capito. Allora, abbiamo sempre la foto da andare a fare e lo zainetto da andare a chiappare. Quindi... No, la foto l'abbiamo fatta. È solo... Ah no, aspetta. Sto cominciando a non capire più un cacchio di niente. Beh. Soggetto non centrato. Devo scappare, ma... Sì. Jonah faceva bene a pagarmi profumatamente. Luogo simbolo trovato, Hell's Kitchen, ok. Quindi ci dovrebbe essere Daredevil da ste parti. Josie e il Pussycat. Wow. Questa foto la faccio lo stesso, così tanto per. Allora. Scusi, ma. Oh, toh, una pizzeria, fico. Sì, dimmi. Stiamo continuando a girare intorno al Madison Square Garden. Voilà. Corri. Guardate, non sapete, forse non l'ho mai detto, quanto apprezzo la velocità con cui si inalbera. Ok, voilà. E prendiamo anche questo. Perfetto. Ok. Allora. Adesso decidiamo il da farci qui in zona. Direi di andare a recuperare l'ultimo zainetto qui, sbloccare l'antenna e poi dirigerci dannatamente di qui per portare avanti anche la missione principale. Poi torneremo di qua a ripulire zainetti e via dicendo, perché meno male non è che voglio passare tutta la vita a farvi vedere di me che, e come sono bravo a recuperare gli zaini. Potrei aprire veramente quasi una cartoleria da tanti zaini che stiamo recuperando. Volatile estemporaneo, ho conquistato un altro simpaticissimo trofeo. Logicamente non so in cosa consistono questi trofei, quindi va da sé che prendiamo tutto per buono. Ok, grazie. Perfetto. Spider-Man Killer, benissimo. Giusto. Giusto appunto. Why not? Ok. Tenetevi forte, gente, perché... Allora, l'antenna sta qui. È una bomba. Quindi andiamo a chiapparla. Abbiamo in linea una signora a cui Spider-Man ha rapito il marito. Cosa? No, avete capito male. Una banda di criminali ha chiuso mio marito nel bagagliaio di un'auto. Uh-huh. Ma Spider-Man l'ha trovato, l'ha tirato fuori e ha arrestato quei delinquenti quando sono tornati a prenderlo. Sì. L'ultima parte mi era sfuggita per colpa di quell'incompetente del mio stagista. Ma è possibile che Spider-Man abbia organizzato il sequestro? Ovvio, ma perché? Why not? Perché perdere tempo con una messa in scena quando può fermare decine di veri crimini? Perché Jameson è un cretino. Tanti saluti a lei. Sì, benissimo. Allora, abbiamo detto zainetto e foto, dai. Così. Con sorte, signora. Jared, manda la pubblicità. Licenziati e poi riassumiti prima che finisca lo stacco. Ma sappi che sei appeso a un filo. E ringrazia che non ti pago perché avrei voglia di dimezzarti lo stipendio. Sì. Queste cose mi ricordo quando da piccino guardavo i cartoni animati di Spider-Man. I cartoni animati stile anni 60, tipo Hanna-Barbera, quelle cose. Ok. Sì. Servono altri rinforzi a Portside. Passo. Vabbè. Ce ne faremo una ragione, Un attimino. Dove sta lo zaino? Dove sta lo zaino? Sotto è a terra lo zaino, vero? Sì. Ok. Se era un crimine statico... Però, aspetta, è che forse... Forse... Che è?
Dimmi che sono stato investito dalla metropolitana. Non ci posso credere, sono stato investito dalla metropolitana, vero? Ok, mi è venuta un'idea perversa. Se sono stato investito dalla metropolitana, vuol dire che sarò di nuovo. Sì. Dimmi che si può fare. Dimmi che posso prendere la metro. No. 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 Voglio prendere la metro. Ti prego. Ti prego. Voglio. Esigo. La voglio. Porco schifo. Sarebbe stato fighissimo. No, dai, sarebbe stato bellissimo, dato che si possono scavalcare le automobili, poter scavalcare anche la metropolitana. Lì c'è un crimine in corso. E incorriamo in un crimine in corso. Ah, questo mi sa che è uno di quei cantieri. Capitano, di Fisk. Sto osservando un cantiere di Fisk. I macchinari sono ricoperti di polvere. Sono lì per arredo? A quanto pare. Vado a sì. controllare di persona. Ok. Guardatevi le spalle, il ragno è qui. Ho sentito che prendi in giro. Lo voglio morto. Non può scappare. Sarà la giornata tanta per te. Lasciamoci intimidire. Ti è piaciuto Spider-Man? Sì, tantissimo. Bellissimo. Ok. Urca. Tu sei un rompiballe, quindi a te ti picchio per primo. Ma dove trova quelli? Prendetelo, il boss vuole Spider-Man morto. Va bene. Se ne compri uno tutto suo e se lo uccida, scusa, eh. Ma guarda te. Ok. Perfetto. Sono cose che danno tantissima soddisfazione, vero? Io apprezzo di più quando vi ammazzate fra di voi. Se non lo fermiamo, Fisk ci farà pezzi. Ok. Altri ospiti! Scusate, abbiamo finito le ciambelle di benvenuto! Aio dai! Forza, dobbiamo fermarlo! Siete bellissimi! Perché so che vi mettete d'impegno per queste cose! Bellissimo perché ci avete proprio l'etichetta di Fisk sulla maglietta! Ma perché è tipo giovedì e ho da fare. Ragazzi, piano! Il Black Friday è dopo il ringraziamento! Ok. Vai così. Quel cantiere ha ricevuto abbastanza cemento per costruire due sì. Grazie. Fammi indovinare. Lo usano per nascondere la droga. È la mia teoria. Servono delle prove per ottenere un'ispezione. Le avrai. Ok. Non si fermano più. Non no, spingete, no. Avrete tutti lo stesso trattamento. Ora lo fermo io. Ok, fantastico. Fermatelo. Sì, ma basta però. Ok. Da un attimo di contegno, ragazzi. Prendiamolo prima di finire tutti male. Cos'è questo schifo? Allà. Ti saluta il capo. Grazie, ragazzi. Vi ho voluto bene a tutti quanti. Ora da fortuna.
Ok. Aia. Porca miseria. Mi sono venuti i crampi alle mani. Non ho osato dire niente, ma mi sono veramente venuti i crampi alle mani. È l'unica cosa che questi giochi hanno come effetto negativo su di me, che mi divertono un casino, ma mi ci spacco veramente le mani. Allora, facciamo un approccio un attimino diverso. Allora, quindi cerchiamo di non esagerare con lo scaffale. Ok. Perfetto. Perfetto. Ok. Ok. Ok, fantastico. Non mi piace. Servono rinforzi. Perfetto. Benissimo. Ce ne sono di cose che vorrei io, ma... Ok. E dai, che stavo andando così bene. Dove stai? Ok. Sarà una giornataccia per te. Ok. Altri ospiti? Scusate, abbiamo finito le ciambelle di benvenuto. Ok, vai così. Vai così, vai così. E dai. Ragazzi, piano! Il Black Friday è dopo il ringraziamento! Ok. E dai. Benissimo così. Hai ricevuto abbastanza cemento per costruire due grattacieli. Fammi indovinare. Lo usano per nascondere la droga. Ok. È la mia teoria. Ma servono delle prove per ottenere un miglior. Benissimo. Le avrai. Ora basta. Fermo qui. Ok. Non si fermano più. Non spingete, avrete tutti lo stesso trattamento. Dai che ce la facciamo. Ok. Benissimo. Benissimo. Ma no, ma guarda, ci tengo veramente a fare bella figura con la gente a casa. Ah, e basta. Oh. Veramente. Un attimino di pausa. E dai, questa pignoleria del cacchio però, eh. Vai. Vai. E dai, cazzarola. Eh no. Ok. Benissimo. Ancora. Ero venuto a pestare criminali e fare qualche battuta, ma ormai le ho finite. Benissimo. Oh. Ah, Dio. No, eh. Eh no. Ora ne ho abbastanza. Ok. Dobbiamo tenerlo a terra. Sarà una giornata. Ok. Sì, presumo di sì. Credo che abbiate dannatamente ragione. Al riparo. Ok.
Ok. Ok. Aio. Ah, l'ho beccato io, ero convinto ma adesso ho beccato lui. Ah. Porca miseria. Mamma mia che sudata. A ciccia allegra cencella. Ah. Capitano, ho infiocchettato con la ragnatela agli uomini di Fisk le prove che ti servono. Ottimo lavoro. Fisk pensa di poter gestire gli affari dalla prigione. Esatto, i famosi cicci Fisk. Bene. Bene, mi rincuora essere consapevole di non essere riuscito a usare 10 oggetti. Porco schifo. Allora, direi che facciamo, visto che siamo di strada, andiamo prima a prenderci lo zainetto che lo lasciamo lì. Costumi non abbiamo sbloccato niente, vero? Niente che possiamo conquistare. Non ci vale la pena di sbloccarlo, vero? Ci mancano i gettoni ricerca, che io non so da cosa siano dettati i gettoni ricerca, ma a me direi che torniamo innanzitutto a questo. E potere del costume, per ora teniamo questo, anche se non mi sta convincendo più di tanto. Allora, abbiamo detto zainetto qui, l'abbiamo puntato, che devo fare qua? Ah, ok, fica. Mi ero dimenticato che dovevo andare qui, vero? Scusa? Ah, ok! Ora ho capito. In pratica, se vogliamo migliorare, possiamo tentare di fare la cosa. Perfetto! Cioè, queste missioni così possono essere fatte con più figaggine. Ok, figaggine più uno. Quando avrai sbloccato più poteri, sarai più potente, sarai più forte, sarai più fico, eccetera. E avrai più pili sul petto. Ok, vai così. Oui. Oui. Un posto più scornacchiato dove andare a mettere uno zaino non c'era, no? Vabbè. Corri, corri. Perché non corri? Dai. Mamma mia. Quando cammina sul tubo non gli viene da correre. Allora, questo non lo trovava nessuno senza la mappa, eh. Veramente, complimenti alla mamma. Dove sta? Che cacchio l'hai messo? Ah, oh, sì. Dai, staccati qua. Grappati lì. Sì. Che palle. Ascolta, andiamo alla vecchia maniera. Volevo fare il figo, volevo far vedere a tutti che sono diventato quasi un uomo ragno capace. E invece no. Là. Bon. Vecchi occhiali, perfetto. Adesso. Sì, sì, tutto quello che vuoi. Ma devo andare a... guarda, ho giusto un appuntamento. Sì. Vai, 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 dimmi che riesci, dimmi che riesci, dimmi che riesci, dimmi che riesci. Oh, signore, grazie. Attaccati a Staliana. Ok, sì, sento lo sgomio, ma sai com'è, senza la torre attiva io sento lo sgomamento, ma non ti percepisco, quindi neanche sto a guardare dove trispul d'un trispul sei andato a finire, quindi concedimi il beneficio del dubbio. Voilà, con tutta la gigioneggianza del mondo, che uno ci chiede Spider-Man donde giungi quando arrivi soprattutto su questo tetto. Ok, vai qua. Allora, questo deve essere il luogo dove avevo chiesto la consegna della pizza. Dai, che ci eravamo quasi riusciti. Perfetto. Yeah! Adesso abbiamo una casa d'appuntamento con le donine Laide, credo, anche se temo di no. Perfetto, basta. Mi dimentico sempre che c'è il tasto salta. Schippamelo, schippamelo. Allora, qua avevamo uno zainetto proprio
proprio sotto qua, che avevamo ignorato fin d'ora. Wow, che figata di posto. Guarda lì quanto siamo impavidi. Guarda quanto siamo spatascianti. Mi sono appena schiassato la noce del capocollo, credo. Allora, guarda, vengo qua perché così recupero. Wow! Non so cosa cacchio ho fatto, ma è stato dannatamente fico. Dov'è lo zaino? Dentro? Si può entrare negli edifici. Non in tutti, ma in questo sì. No. Scusi. Ah, vabbè. Vaffanpuccio. Ah, però... però qua posso entrare. No, no, è tutto vetro. Va bene. Ok, grazie. Perfetto. Allora, qua facciamo la nostra bella fotina. Avviso a tutte le unità. Magnifica. Ok, e quindi adesso mettiamo come obiettivo questo. Il costume ha un algoritmo che calcola la possibile destinazione dei rapitori. Uh-huh. Quindi. Benissimo. Calma, sono qui. Abbiamo risciolto il crimine in minchi, non si dica. Con la polizia a corto di uomini temevo di essere spacciato. Ma ci sono io. Chi? Dove stanno? Dove stanno? Ah. Ok, ci mancava il bisontino. Il bisontino bisognoso. Dai. Non si spara in mezzo alla gente, cretino. Oh, piano. Sei proprio una capra, eh. Siete bellissimi, ragazzi, eh. Uh-huh. Ah, ma quello che stordisce, non so se avete notato, ma quelli che sono stati storditi possono essere anche feriti. Per fortuna sono intervenuto. Poteva finire male. Ok. Benissimo. Stavo dicendo, sono stati feriti dallo stordimento e di cui uno addirittura eliminato dallo stordimento. Quindi lo stordimento agisce anche sulla loro energia proprio principale, fisica. Bene. Quindi... sono come quegli scherzoni che si fanno col taser, insomma. Là. Col taser, teaser, chiamatelo come, come volete. È come quando fai un teaser cinematografico su dei video col taser, praticamente. O robe del genere. Non lo so cosa sto dicendo, perché sono concentrato su quello che sto facendo, perché mi sembra di essere ubriaco. Ok. Sincronizzami l'asino. Perché un bell'asino sincronizzato, io non lo so se l'avete notato, ma fa sempre la sua porca figura. Ok. Un asino fuori sincrono, veramente. Provate, ecco, fate un esperimento, fatelo anche voi a casa. Prendete un asino fuori sincrono e mettetelo nel presepe, però fatelo d'estate, che così, ecco. Non so cosa sto dicendo, però ho fatto un figurone nel dirlo, credo. Allora, andiamo prima di tutto qui, che non sappiamo cosa ci aspetta e abbiamo 20 minuti per pentircene. Vai, 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 puccia di secchio, fai vedere come... ma il tasto X non valeva solo per gli X-Men? Wii! Yeah! Tasto discrezione, ingresso sul retro. Ok, vai così, puccia di secchio come sempre, grazie, fermati, benissimo. Missione stealth, quindi andremo a infilarci in pertugi da cui era meglio non infilarci. O altre cose. Abbiamo qualche potere costume scostumoso che... non mi ricordo. Mettiamo un attimo il menu in pausa e ci guardiamo con cupidigia. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel... dossier?
chi? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Tizi mascherati. Qui ci siamo solo noi. Ci siamo solo noi. Scusa. Altrimenti ti uccido. Va bene, ok. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. E mo so cacchi. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Sì. Allora, la situazione è questa. Indaga la casa d'aste, quindi abbiamo questa situazione. Io devo acchiappare lui alla fine. Ma come posso entrare in azione? Ancora non lo so. Tarantoliamo come delle cicogne. Ok. Ok. Sì. Qui c'è solo lui, sì. Non devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. Ah. Ok. E quindi, ma c'è un punto preciso dove è più interessante che io spari la ragnatela? Ah, qui, ok. Ok. Sembrano comodi avvolti nella ragnatela. Ok, allora tiro in premuto L verticale, quello che abbiamo appena fatto. Noi giustamente non abbiamo un visore notturno. Ok, da qui serve, dovrei una tela dall'alto. E questo sapevo di poterlo fare. Ok, attento. Allora, posizione dietro il nemico per eseguire un'eliminazione furtiva. Ok. Quindi andiamo pianino pianino. E scommetto che devo pigiare il quadrato. Molto Batman in questo. Ora sta buono. Ok. Aspetta qualcuno. Bon. Ah, carino, abbiamo fatto un simpatico insaccato. Ok. C'è un'altra donna, ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Ah! Se qui c'è qualcuno, dov'è? Non lo so. Muoviti, Pete, prima che i delinquenti delinquano. Sì, giustamente. Allora. Si è attaccati i bersagli col collo prima. Ok. Quindi, per attirare i nemici lanciando ragnatele su oggetti e superfici circostanti in modo da creare un diversivo. Abbiamo capito che dovremmo tirare la ragnatela là. Ok. Ok. Quindi. E quella cos'è? Quella cosa.
quella cosa. Una macchina fotografica. Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Sì. Ciao, gnocchetta. Che ci fai tu qui? Sì. Che cosa ci fai qui? Non me l'aspettavo. Quello così che fai tu? Lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Sì, ma di là c'è. Ho chiesto di coprire una rapina per il bio. Ok. Beh, in realtà Robin non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Ma c'è una tizia di là che sta per essere sparata. Cosa state a ciaspolare? Ma porca galera. Sì. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson. Scriverò un pezzo sull'asta di Fisk. Salve. Craig l'aveva. Bellissimo scrivere un pezzo sull'asta di Fisk. Mi piace bruciare le tappe? Sì. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Sì. Quindi. Hey, Craig. No, mi spiace, è che a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo. A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa, tutto ok. Cominciamo? Certo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Bacco. D'accordo. Ah, quindi ora siamo Mary J? Possiamo controllare lei? Fico. Ma, scusate, dimmi una cosa. È bellissima sta cosa! Ma dai! È stupendo! Eh beh, scusate, volete che non... che non faccia questa cosina qui, lo facciamo, aspetta, aspetta, qualcosa di fico che ci sta, sbaglio o questa cosa è molto, non vorrei essere, è molto Resident Evil 7, non vorrei dire che mi inquieta, ma mi inquieta. Lucio Doras, visto che il cronometro è qui, visto che l'operazione si dipana verso cunicoli molto interessanti, per scoprire come andrà a finire questa cosa e per vedere come verrà scritto il pezzo sull'asta di Fisk, non vorrei altro che dirvi che ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video di Spider-Man qui sul canale Silver Player. Se non volete mancarlo, attivate la campanella. Cicetti, alla prossima. Ciao ciao.